Quando pensiamo a Massa, o addirittura a Marina di Massa, subito colleghiamo queste località alle vacanze estive e soprattutto al mare. Queste località toscane si sono sviluppate turisticamente subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e dagli anni 60 sino ai giorni nostri sono più che altro mete turistiche balneari. È raro, però, trovare nello spazio di pochi chilometri dalla riviera una tale varietà paesaggistica. Così noi abbiamo deciso di fare una passeggiata. Se abbandoniamo lo sguardo dal mare ed osserviamo oltre, ognuno di noi non può che rimanere affascinato dalla maestosità delle Alpi Apuane, che abbracciano nei loro splendidi colori accecanti queste località marittime. Salendo per i colli, sopra Massa, abbiamo incontrato Piazza, un piccolo paese molto caratteristico, che all'apparenza conserva ancora il sapore delle antiche tradizioni locali. A Piazza si erge maestosa la chiesa di San Vito, con opere del 1400. Il giardino adiacente al palazzo del municipio ospita una mostra di artisti del marmo, scultori contemporanei e classici. Degni di tenera attenzione, incontriamo paesi quasi incantati dall'estate, tranquilli, apparentemente trascurati ma pieni di un fascino che restituisce un silenzio inusuale, originale, quale fosse un ritorno ai secoli passati. Da Massa, superando i paesi di San Carlo Terme e Pariana, si raggiunge in 5 minuti Altagnana, con i suoi caratteristici vicoli. Altagnana conserva un'espressione carica di poesia, tipica dei paesi del luogo. Dagli scorci si nota che dall'altro versante della montagna si erge Antona, quasi fosse uno specchio dove, per similitudine, Altagnana si riflette. Il paese di Bergiola Maggiore sorge sul declivio del Monte Brugiana, a oltre 300 metri sopra il livello del mare. Elemento caratteristico di Bergiola è la piazzetta dominata dalla chiesa della Santissima Annunziata del XVII secolo, con il campanile segnato ancora dai colpi d'artiglieria della Seconda Guerra Mondiale. La chiesa della Santissima Annunziata è ancora in attesa di seri restauri, dopo i rilievi del 1993.
Il verde che circonda questi piccoli paesi è eccellente. Le località sono quasi sempre avvolte da una vegetazione folta dall'aspetto quasi tropicale, spesso incurata e vittima di incendi, quali quello che ha interessato queste zone nel 2003. Questi paesi, vittime dei massacri nazisti, ancora oggi conservano la memoria di quei tragici eventi. Numerose sono le lapidi che memorano i caduti sotto questi massacri. Come ancora vivi sono gli ideali libertari che come un tempo riempiono ancora i cuori di molti abitanti. In parallelo alle atrocità della guerra, altre vittime sono state consegnate a questi abitanti dalle montagne stesse. Da secoli queste catene montuose sono state trafitte al cuore dall'uomo che ha preteso il loro marmo per esportarlo in tutto il mondo. Gli esplosivi, le frane e i numerosi incidenti sul lavoro avvenuti nelle cave hanno contribuito al dolore di questa gente. Della nostra bellissima Italia, questa zona della regione Toscana, oltre che alle risorse naturali e all'inusuale aspetto che unisce mari e monti, è da considerarsi località di riflessione. Ed è difficile pensare che, dove splende così tanta bellezza, siano state scritte pagine drammatiche di un passato che non vorremmo più rivivere. Ma la poesia ed il fascino di tutto questo paesaggio infonde nell'anima una buona dose di naturale splendore.